sotto la bandiera dell'ONU. Il mio ultimo incarico durante la Seconda Guerra Mondiale mi portò ad Hiroshima. Mi aggiravo tra la polvere dei mattoni e le ceneri di quel primo poligono sperimentale per le armi nucleari, mentre i giapponesi stavano firmando i documenti della resa a bordo della nave da guerra USS Missouri. A quel tempo pensavo di aver visto il massimo della distruzione civile. Ma nel momento in cui lasciavo la Corea, sapevo di essermi sbagliato. Hiroshima era una città completamente distrutta. Ma la Corea era una nazione completamente distrutta nel senso più letterale del termine. A Pyongyang, una città di 400.000 abitanti allo scoppio della guerra, rimasero intatti solo due edifici. Sono ancora là come pezzi da museo. 1. Distruzione totale. Tranne la terra e la gente, mi disse il generale Park Jung-kook, tutto nel nostro paese a meno di 13 anni. Non una città, un paese, una fabbrica, una scuola o un ospedale sfuggì alla distruzione. Perfino i templi isolati dai centri abitati furono bombardati e ridotti a cumuli di macerie. Durante la guerra vidi principalmente le regioni settentrionali lungo il fiume Yalu e le zone costiere orientali, le città e i villaggi lungo la strada e la ferrovia che portano dal fiume Yalu a Kaesong. Ma degli amici che viaggiarono verso ovest e nelle altre zone, descrissero esattamente la stessa scena di distruzione totale. Nessun paese nella storia ha sofferto tanta distruzione materiale, eccetto qualche staterello che si trovava proprio sulla strada dell'invasione mongola. Su Pyongyang, la cui popolazione era ridotta alla fine della guerra a 80.000 abitanti, soprattutto a causa dell'evasione, furono sganciate complessivamente 390.000 bombe. Le incursioni più gravi si ebbero dopo l'inizio delle trattative per il cessate il fuoco, per esercitare pressioni su Kim Il-sung affinché cedesse sui vari punti in discussione. Tutto ciò che il popolo coreano avevano ereditato nei millenni dai propri avi era distrutto. Tutto ciò che era riuscito a salvare dopo 35 anni di occupazione giapponese. Tutto ciò che era riuscito a costruire nei 5 anni di pace tra la sconfitta del Giappone e l'inizio della guerra, tutto era stato distrutto sotto la bandiera dell'Organizzazione Mondiale per il Mantenimento della Pace. Sebbene Hitler uccidesse una forte percentuale della popolazione dei paesi che occupava, non aveva mai condotto una distruzione totale simile a quella della Corea del Nord. Non fu per scarsa abilità dell'aviazione delle Nazioni Unite che l'intera popolazione nordcoreana non fu annientata. Lo sarebbe stata, insieme agli edifici che la riparavano, se fosse rimasta nelle città, nei paesi e nelle capanne. Syngman Rhee si vantò del fatto che la popolazione del Nord fosse stata ridotta da 12 a 3 milioni alla fine della guerra. Lungo la strada che conduceva a sud del fiume Yalu, i luoghi dove una volta sorgevano i villaggi potevano essere talvolta riconosciuti dai campi neri e piani pronti per l'aratura, con mucchi di mattoni e tegole lungo il ciglio della strada. Qua e là pezzi di camini si stagliavano nella fuliggine come grottesche piante che crescevano nella cenere. Più a sud c'erano ogni tanto i resti smozzicati di alcuni cancelli emergenti sopra il verde delle colture ad indicare il luogo dove una volta sorgeva un villaggio. Ci si chiedeva dove vivessero i superstiti, se ve ne erano. Ma quando si guardava più attentamente il paesaggio circostante, in Corea ci si trova sempre in vista di colline o montagne. Si vedevano pennacchi di fumo fin dal mattino presto che uscivano da buchi scavati nei pendii. Interi villaggi, come vidi in seguito, percorrendo le strade alla luce del giorno, si erano trasferiti sottoterra in rifugi ricavati da caverne primitive, privi di ogni comfort, ma sicuri contro le bombe. Persino durante il mio primo viaggio verso il sud, solo un anno dopo l'inizio della guerra, non vidi lungo la strada ospedali, chiese, scuole o edifici pubblici che non fossero sfuggiti alla distruzione. Tutto questo mi ritornò alla mente nel maggio del 1967 quando visitai, per esempio, la fabbrica di fertilizzanti chimici di Amung, la prima ad essere attaccata l'11 giugno 1950 proprio 3 settimane dopo l'inizio dei combattimenti lungo il 38° parallelo, e sulla quale durante la guerra erano state sganciate 36.000 trabombe e proietti. Le navi da guerra americane, quasi permanentemente ormeggiate al largo, riversavano ondate di pallottole su tutto ciò che si trovava a Amung. Analogamente furono sganciate 3.000 bombe sul complesso metallurgico di Wangae. Anche su un piccolo impianto tessile di Pyongyang furono sganciate 9.000 bombe. Non è il caso di fare il conto di tutte le fabbriche, gli ospedali, le scuole e le case distrutte, significherebbe elencare tutto ciò che esisteva quando iniziò la guerra. Ma la vita e la produzione continuarono. La gente e le macchine si trasferirono sottoterra e produssero munizioni, mezzi di trasporto, perfino tessili e libri. Si costruivano le macchine, la ricerca scientifica continuava, si stampavano i giornali. La gente andava a scuola e persino al cinema e a teatro in caverne e gallerie ricavate nelle numerose montagne esistenti nel paese.
Se la gente doveva stare sottoterra di giorno, emergeva di notte per coltivare i campi, per raccogliere i frutti, per riparare ponti o strade affinché i propri figli o mariti avessero cibo, munizioni e indumenti pesanti d'inverno al fronte, e coloro che erano di passaggio avessero gli indumenti puliti e accomodati durante le loro soste. 2. Obiettivi strettamente militari. Ad un certo punto, quando doveva essere discusso l'articolo 4 durante le trattative per il cessate il fuoco e i delegati americani chiesero il diritto di trattenere decine di migliaia di prigionieri di guerra cinocoreani, sostenendo il principio del rimpatrio volontario, incursioni terroristiche furono sferrate contro 78 città del Nord Corea, grandi e piccole, con l'intento manifesto di piegare il popolo coreano. Il comando delle Nazioni Unite a Tokyo si vantava, per dar prova del proprio umanitarismo, di aver pubblicato in anticipo i nomi degli obiettivi. Almeno 6.000 civili furono uccisi il 29 agosto 1952, durante una di queste incursioni su Pyongyang. La reazione mondiale alle incursioni fece sì che il comando dell'ONU dichiarasse che soltanto obiettivi strettamente militari venivano attaccati. L'Associated Press riferì che in un'altra incursione su Pyongyang, l'11 luglio 1952, erano state sganciate circa 880 tonnellate di bombe e circa 43.000 litri di napalm, ed erano stati sparati 650 razzi e 50.000 tracolpi di mitragliatrici e di cannoni. Questo avrà un risvolto immediato sulle trattative per il cessate il fuoco, concludeva il dispaccio dell'AP. A Kaesong, nei giorni estivi, solevo guardare i bambini coreani nuotare. In qualsiasi gruppo, la metà di essi era coperta di cicatrici conseguenza di ustioni causate dal napalm. Un maggiore concentramento di tali bambini si aveva a Kaesong perché si erano stati mandati nella zona neutrale per dar più probabilità di sopravvivenza. Le orecchie erano chiazze informi che non si distinguevano dal resto del viso. Le braccia e le gambe erano coperte di fistole. Un ragazzino con un terribile sorriso fisso sembrava essere uscito dall'Homme Quirito di Victor Hugo. La sua bocca, ustionata e stortata, non si sarebbe mai più chiusa. Ve ne erano altri negli ospedali, troppo orribili per lasciarli tra altri bambini, visi ormai morti, spaventose maschere rosa violacee, orbite prive dei bulbi dove una volta avevano brillato vivaci occhi neri. Occhi rossi fra palpebre che non si chiudevano mai, occhi che brillavano solo attraverso le fessure delle palpebre che non si aprivano. Membra fuse cui corpi, piedi e mani stortati, ormai arti orrendi e inutili. Carne che si erano scottata e bruciata. Non vi è altra parola che genocidio, nel suo significato più letterale, per descrivere la politica applicata dalle Nazioni Unite nei riguardi dei coreani che vivevano a nord della linea di combattimento e a coloro che, a sud della stessa linea, li sostenevano. Non intendo esprimere ostilità verso le Nazioni Unite come organizzazione. Ma ciò che è stato perpetrato in Corea in nome dell'ONU rimane. Non potrà essere cancellato. Le città e i villaggi coreani sono stati ricostruiti, l'economia più che rinvigorita. Ma i morti restano morti. I mutilati rimangono mutilati. Soprattutto il corpo stesso della Corea resta mutilato. Tutto questo fu fatto sotto la bandiera dell'ONU. L'attuale composizione delle Nazioni Unite è molto differente da quella che diede agli Stati Uniti la possibilità di avere carta bianca in Corea. Molti nuovi stati membri dell'Asia e soprattutto dell'Africa sono entrati nell'organizzazione. Se nel giugno 1950 ci fossero già stati questi stati membri, la storia avrebbe potuto prendere un corso differente. 3. Macchia sulle Nazioni Unite. Quando visitai di nuovo Panmunjom nel maggio 1967, ero accompagnato da un gruppo di giornalisti e di rappresentanti di giornali, governi ed organizzazioni africani, asiatici e latinoamericani. La maggior parte di loro rimase sbalordita nel vedere la bandiera dell'ONU sul tavolo della conferenza al quale ancora oggi si svolgono delle riunioni. Scandalizzata nel vedere la carta da lettere dell'ONU usata per giustificare le violazioni del territorio della Corea del Nord, come quando gli americani volevano riavere i loro piloti catturati. Imbarazzata che la Corea fosse divisa in nome delle Nazioni Unite e che la metà meridionale del paese fosse sotto l'occupazione militare delle Nazioni Unite. Tutto ciò è chiaramente una violazione della carta dell'ONU. La Corea era un problema della Seconda Guerra Mondiale, un territorio occupato dal nemico. L'intervento dall'esterno nel paese fu una conseguenza della sconfitta del Giappone. Gli alleati della Seconda Guerra Mondiale si accordarono alla conferenza di Yalta che gli eserciti sovietico e americano entrassero rispettivamente al nord e al sud della Corea, portandosi fino al 38° parallelo per disarmare le truppe giapponesi. L'Unione Sovietica ritirò le proprie truppe nel settembre 1948, dopo aver tentato invano di persuadere gli americani a fare lo stesso e lasciare che i coreani sistemassero da soli i propri affari interni.
L'articolo 107 della Carta delle Nazioni Unite stabilisce che le Nazioni Unite non hanno competenza sulle risoluzioni post-belliche riguardanti la Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 7, dichiara che nulla di quanto è contenuto nella presente carta potrà autorizzare le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che riguardano essenzialmente la giurisdizione nazionale di qualsiasi Stato o potrà richiedere ai membri di risolvere tali questioni con la presente carta. Tuttavia, l'occupazione americana della Corea del Sud continua da 22 anni, e da 20 anni l'ONU dà gli USA il pretesto per continuarla. Nel 1947, su insistenza americana, fu nominata la Commissione delle Nazioni Unite per la Corea, come mezzo per impedire la riunificazione del paese. Nell'ottobre del 1950 questa fu sostituita dalla UNCURC United Nations Commission for Unification and Rehabilitation of Korea, uguale Commissione delle Nazioni Unite per l'Unificazione e la Ricostruzione della Corea, che è lo strumento mediante il quale vengono imposte al Sud le scelte politiche americane. Tutte le azioni per una reale riunificazione del paese o per una reale ricostruzione del Sud sono bloccate. Se non vi saranno presto dei cambiamenti, anche l'UNCURC fungerà da copertura a future aggressioni. Ogni dittatura da quella di Syngman Rhee in poi ha trovato solo lodi e favori presso l'UNCURC. Le Nazioni Unite non avranno cancellato la terribile macchia rappresentata dalla tentata distruzione della nazione coreana finché l'UNCURC non verrà sciolta, la bandiera delle Nazioni Unite tolta dal quartier generale militare degli USA a Seoul, si giunge al punto che truppe mercenarie della Repubblica di Corea vengono mandate nel Sud Vietnam sotto la bandiera dell'ONU e finché non verranno abrogate tutte le risoluzioni adottate dal 1947. In 3 anni di guerra gli Stati Uniti hanno distrutto infinitamente di più di quanto non avessero fatto i colonialisti giapponesi, brutali come erano, in 35 anni di occupazione. Per ciò che gli Stati Uniti intendono fare in futuro in Corea, si lasci almeno che issino la loro bandiera. Wilfred Graham Barchett, ancora la Corea, Jacob Wook, 1969, pagine 77-82.